mesi. Voglio dire che per un reato di tentato furto il fratello di Davide sconta 4 anni. Questa è la giustizia di questo paese. Lasciate stare in pace all'istituzione, polizia, carabinieri, facete questa guerra, basta, perché? Basta, perché mi sembra che l'ha già fatto l'omicidio, l'ha fatto mio figlio, l'omicidio, 16 anni, vergogna, vergogna. Direi che per quello che era il compendio investigativo delle indagini sul quale mi sono espresso durante il processo, in maniera aspramente critica, è andata molto bene, perché è una sentenza direi esemplare di condanna per omicidio colposo. È chiaro che il processo è colmo di elementi che smentiscono la ricostruzione di Macchiaroro. Ma un conto è smentire la ricostruzione dell'imputato e un conto è fornire la prova che era possibile fornire, ma purtroppo non sono stati fatti tanti atti di indagine, sono stati omessi, che sinceramente ci lasciano molto l'amaro in bocca. Un conto è fornire la prova inconfutabile ad esito di un eventuale processo per omicidio volontario. 4 anni e 4 mesi è una pena più grave ancora di quella chiesta dallo stesso pubblico ministero. È una pena vicina al massimo edittale in regime di rito abbreviato e 5 anni di interdizione di pubblici uffici esprimono un dato, direi, anche questo esemplare. Questo giudice ha cercato di vederci chiaro. Quello che ha visto sicuramente ha visto una gravissima responsabilità dell'imputato, che l'ha indotta a comminare una pena più grave di quella chiesta dal pubblico ministero. Dopodiché il cambio del capo di imputazione alla restituzione degli atti, ritenuto non eseguirlo, come parte io l'ho chiesto e lo richiederei e l'avrei richiesto e tornerei a chiederlo. Come giudice posso capire, posso prefigurarmi ciò che questo comporta. Ribadisco, dimostrare la non rispondenza al vero di quanto riferisce Macchiarolo sulle modalità dello sparo non significa automaticamente dimostrare con assoluta certezza il contrario, cioè il fatto che Macchiarolo abbia sparato in direzione di Bifolco, al di là del fatto che ci sono dei testimoni che lo riferiscono. Si poteva fare, si doveva fare di più. Migliori indagini avrebbero fugato ogni dubbio. C'è stata la verità, perché la bravura dell'avvocato Fabio Anselmo, che è stato eccezionale, li ha messi in difficoltà. Infatti il giudice ha dato un anno in più a quello che doveva essere la sentenza di un rito abbreviato, che la condanna massima era 5 anni, il terzo della pena sono 3 anni e 4, mentre che ha avuto 4 anni e 4. Quindi significa che il giudice ha capito che questo era un omicidio volontario, ma non aveva gli elementi per andare avanti a questo processo. Quindi ha preso il posto, sì, ma io ho perso un figlio, però. È diventata una vera e propria missione, io penso di non poter fare diversamente, non potrò mai farlo. 6 anni e mezzo fa ho capito quanto è vero che di indifferenza si può morire, allora quel piccolo, minimo contributo che la mia presenza può dare anche a livello emotivo, a famiglie che so bene quanto si sentono sole, abbandonate da uno Stato che d'improvviso diventa nostro nemico, e abbandonate da tutti, abbandonati da coloro che guardano queste vicende con distacco, pensando sempre
sempre che tanto a loro non capiterà mai, è una mentalità che apparteneva anche a me fino a 7 anni fa. Io so quanto vale anche una semplice presenza, anche un semplice abbraccio, sorriso di una persona che il tuo dolore lo capisce benissimo, e allora io sento di farlo.